Da oggi, 18 maggio 2012, iniziano a Messina i campionati universitari italiani. Tutte le università italiane hanno inviato a Messina i loro atleti, oltre 7.000 atleti per 10 giorni a Messina, con il seguito degli allenatori e degli accompagnatori. E che cosa succede in questa città? Dove gli impianti sportivi delle università sono stati finiti, l'università del 97 sono stati finiti adesso, dopo 15 anni. Ecco che una notizia incredibile, le solite notizie che solo a Messina possono esplodere senza che nessuno se ne accorga, grazie a questo giornale locale che da 50 anni ha il monopolio assoluto dell'informazione in questa città, che oggi dedica due paginone all'evento nazionale italiano. Tutte le università d'Italia sono qua oggi rappresentate dai loro studenti che fanno sport e l'assessorato del Parlamento siciliano, retto da un messinese. Dopo una presentazione con una grande scena martedì scorso, ecco, arriva la notizia il giorno dell'inizio, il venerdì, che i 500.000 euro promessi dall'assessore al turismo non si possono far arrivare all'organizzazione perché, come dice la Gazzetta, la strada è impercorribile. Difficile dunque che per il Comitato Nazionale Universitario arrivino i 500.000 euro. Saranno di meno. La città aspetta che le promesse si concretizzino. E questa notizia viene data in mezzo a un articolo Impegni e promesse che vanno mantenuti, mentre 7.000 studenti sono già arrivati in città e la macchina organizzativa è già partita. C'è una città di 300.000 abitanti che ormai ha gli alberghi anche ridotti per il momento di crisi generale, ospita 10.000 persone e nel giorno dell'inaugurazione salta fuori la notizia, così a ciel sereno, che 500.000 euro che servivano per coprire le spese promessi dall'assessore al turismo del Parlamento siciliano, così vengono a mancare. Ora, come si può organizzare una cosa del genere senza che la cittadinanza sia coinvolta assolutamente, senza che la Sicilia stessa sia coinvolta, perché qua si parla di 10.000 atleti, c'è un movimento di persone, di spettatori, di interessi nazionali su questa grande manifestazione che non si può relegare il dibattito a un assessorato o a un sindaco o a un consiglio comunale che in questi giorni è in altre cose indaffarato come la crisi dei trasporti a Messina l'ATM e al tracollo economico, come si può gestire una manifestazione con 10.000 atleti, con 10.000 presenze esterne, con un'azienda ai trasporti che è praticamente al collasso? Come si collegano lo stadio col palazzetto, l'Annunziata, cioè una serie di impianti, fra l'altro alcuni sono nuovissimi, mai utilizzati per manifestazioni così importanti, senza un servizio di trasporto efficiente che possa disimpegnare tutta questa struttura organizzativa. Ora, è chiaro che una manifestazione del genere a Messina non si può perdere, però fare una manifestazione del genere, una città che ha il comune in crisi, l'ATM in crisi, i servizi della nettezza urbana in sciopero da un paio di giorni, la città è piena di cassonetti, piena di spazzatura a tutti gli angoli delle strade. Ora, che razza di immagine dobbiamo
presentare all'esterno di questa città. Quando la situazione della città è disastrosa, come si fa a mettere in piedi una cosa del genere e avere il coraggio pure di andare all'inaugurazione, facendo una grande sceneggiata, per poi accorgersi che non ci sono neanche i soldi per gestire la manifestazione? Queste cose poi da questo giornale locale vengono nascoste in due righe e tutto sembra che non sia successo niente. E non è così, non è così. La città sta precipitando, questa che è stata la capitale di un regno e la capitale di un impero sta precipitando a livello di un paese, a livello di un paese di poche anime, perché non c'è più nessuno che reagisce, è una situazione generale che è disastrosa, anche dal punto di vista delle cose più banali che si possono realizzare, cioè qui non ci si sposta più neanche per una situazione di pericolo evidente, anche a un semaforo, anche in una situazione di vita quotidiana normale, se c'è anche una situazione di pericolo evidente, di pericolo imminente, le persone non reagiscono. Ci hanno portato questo modo di gestire la città e questo giornale hanno portato questa città a non reagire più completamente, cioè i cittadini non reagiscono più e questo è prodotto da questa censura disumana che questo giornale ha prodotto in questi anni.